sono veramente travolgente. Soltanto l'arrivo, e oltretutto credo di aver percepito il 10% di quello che il Tomorrowland in realtà è, come un visitatore in realtà riesce a fare, ma è un'atmosfera meravigliosa, è tutto bello, dai ragazzi che ti trasportano con le macchinine elettriche da una zona all'altra, che sono belli, quelli che devono pulire i bidoni dell'immondizia per cercare di rendere pulita la zona, sono quasi tutti volontari, ma hanno tutti delle divise. Io completamente basito, ho detto ma dove sono finita? Ma ovviamente poi vabbè c'è stato l'impatto emotivo travolgente quando sono salita sul palcoscenico. Devo dirti che non mi sono minimamente posta il problema di ma se non mi riconoscono, ma se non mi conoscono, ma se non mi piace. Ho detto no, senti, io salgo su quel palco e ho detto ciao a tutti. C'è cioè la frase epica di quest'anno è Let's make it, facciamolo, cioè, viviamolo al mille per mille questo momento. E io ho replicato questa frase in inglese dicendo lo stiamo facendo epico, sì o no? E loro mi hanno risposto e poi io ho fatto quello che di solito faccio. Ho detto devi fare esattamente quello che sai fare, quello che devi fare, ed è andata alla grande, è andata alla grandissima. E l'emozione più bella era vedere le bandiere italiane avvicinarsi, perché ovviamente lì vengono da tutto il mondo Certo. per sancire questa gioia. È stato molto bello. Ma guarda, loro sono due forze della natura, io le conoscevo ma non personalmente, perché ovviamente sono pazzesche, hanno questa immagine incredibile e questo suono. Poi io non voglio dimenticarmi di sottolineare che loro hanno scritto When Love Takes Over. E quindi quando ho scoperto che loro hanno scritto When Love Takes Over mi sono andata comunque a documentare. Poi sai com'è? Questo mestiere è fatto di incontri, è fatto di casualità. Di recente sto collaborando con una persona che fa parte del mio team da un paio d'anni ormai, che lui le conosceva personalmente. E quindi sai da cosa nasce cosa? Io ho detto, ma si potrebbe provare a capire se sono interessate. Loro ho scoperto che sono delle mie fan sfegatate. E quindi niente, è nata l'idea di fare una collaborazione e quando abbiamo pensato al brano, i brani di successo sostanzialmente sono Ooh La La La, Summer Is Crazy e poi vabbè ci sono anche Me and You, Number One, però io ho detto ragazzi se vogliamo fare veramente la differenza, secondo me prendere Ooh La 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 tra le mani diventa una sfida più grande perché cioè, quello è un mid-tempo, invece loro con la cassa 130 veramente devono fare qualcosa di nuovo e ce l'hanno fatta ed è veramente bello. Io ce l'ho in testa e da ieri sto cercando di farmela andare via perché mi sta alienando la giornata. Devo dire che questa tendenza ormai da qualche anno di ripescare le canzoni del passato dimostra come il lavoro fatto negli anni 90 da me, dai miei colleghi, dai produttori che lavoravano per noi e con noi fosse un lavoro di grande impegno e non solo una cosa mordi e fuggi come all'epoca purtroppo tanta opinione pubblica pensava. E quindi il fatto che siamo oggi a parlarne è la dimostrazione che abbiamo lavorato bene. E che le cose semplici sono quelle più difficili da fare, no? Queste melodie che tutti possono cantare, che diventano memorabili. E quindi viene da sé che poi devi trovare comunque un nome forte da affiancare per poterlo capace, per potergli dare una seconda vita. E con loro, secondo me, era giusto, ma proprio anche per il fatto che sono due donne, due mamme.
energiche, grintose, che amano questo mestiere, che amano la musica, sono veramente brave. Ieri abbiamo fatto il main stage, che tutti avete visto, ma poi siamo andati in un altro stage, il GBL stage, dove lì hanno veramente, lì si sono divertite. Io ho cantato con il microfono aperto, mentre nel main stage cercavo di fare le cose super professionali, nell'altro proprio ho fatto una performance che sembravo impazzita, ma perché avevo la gente proprio in faccia. E quindi il fatto di essere tre donne comunque che ripropongono questa canzone, che ripropongono una storia, no? È come se il brano fosse stato cristallizzato per tutti questi anni e poi fosse pronto per essere disgelato dal calore di queste tre donne e del pubblico che ama la musica elettronica e che ha amato questo tipo di musica. Ma guarda, come ti dicevo, poc'anzi, è come se mi fosse cristallizzata, come se fosse cristallizzata una parte di me e che adesso piano piano si stia così, stia riprendendo vita. Infatti sono già quasi 2 anni che sto lavorando su nuovi materiali. Ci sono produttori, autori stranieri che stanno collaborando con me e quindi sto cercando di non solo compositori stranieri, anche compositori italiani, però sto cercando di dare un taglio più internazionale a quello che è il mio lavoro in lingua italiana e in lingua inglese, probabilmente ora forse più in lingua inglese, perché la volontà è proprio quella di riportare alla gente quel sound, quella voglia di cantare, di ballare, di lasciarsi andare, che è tipico degli anni 90. Le melodie, i testi sono molto importanti oggi per me, molto più di prima perché sono maturata, sono una mamma, quindi ho bisogno anche di raccontare quello che ho dentro la mia pancia. E quindi sì, sto aspettando il momento propizio ovviamente per tirare fuori tutto questo materiale, quale tengo tantissimo e che non voglio vada sprecato, per cui insomma sto facendo le cose con molta calma e poi soprattutto diciamo che anche mi aiuta anche il fatto di lavorare con persone che sono dall'altra parte dell'oceano, per cui diciamo che col jet lag le risposte arrivano sempre abbastanza abbastanza in ritardo, però insomma ce la possiamo fare. Ma sì, guarda, è importante cercare di ascoltare quello che loro sentirebbero volentieri da te. E diventa un po' naturale, non è che io mi metto a tavolino e studio le cose, Certo, però quando sì. sento che c'è una magia che si sta creando, immagino soprattutto poi i fan che conosci personalmente, immagino la loro reazione ad un ascolto eventuale e dicono no, questo è giusto. Però quello che è importante è l'approccio che oggi, qualsiasi cosa io faccio non mi creo dei problemi, no, però se ho fatto questo non posso fare quello, però se no la credibilità, dov'è? La credibilità ce l'ho dal momento in cui apro la bocca e canto, quella è la mia credibilità. Io posso fare provare a sperimentare, cioè, perché l'anno scorso ho fatto il tour di Natale, non posso andare al Tomorrowland perché è vietato, non, cioè, perché bisogna essere così fissati con i cliché? È giusto provare, è giusto sperimentare, è giusto capire quello che non si può fare, ecco, quello è importante e lì sto molto attenta quando ci sono delle cose che sento che non fanno parte, cioè che sono proprio staccata da una canzone. La mando indietro e la lascio libera per qualche altro collega.